Ciao ragazze, benvenuti a questo video. Oggi voglio parlare con voi della postura. Brave, me l'avete chiesto e infatti è un discorso importantissimo la nostra postura. Per cui vi parlerò un pochino, un po' di teoria e poi rifaremo gli esercizi insieme. Vi va? Perfetto, grandi ragazze. Allora, vi faccio vedere quello che faremo nella pratica. Faremo qualche esercizio per riscaldarci, poi andiamo a lavorare veramente con la muscolatura dorsale. Perché? Perché lavorando con i dorsali andiamo ad aprire qua pettorale e per cui oggi su questa postura qua cadente in avanti andiamo a tonificare la muscolatura dietro per aprire bene. Di modo che noi poi andiamo in giro così meravigliose, bellissime, ok? Quindi un po' di riscaldamento e andiamo a terra e faremo una sorta di plank, cioè ci metteremo nella posizione del plank e lavoreremo con questo movimento qua, ok? Avvicino e apro dietro, chiudo, apro, va bene? Questo movimento che vi chiederò. Poi un altro esercizio che faremo è ci metteremo in questa posizione qua e con le braccia forti apro, chiudo, praticamente con il busto giù, apro e chiudo, sempre lavorando dietro perché oggi ci concentreremo su questo lavoro qua, ok? Importante quando lavoriamo insieme, ragazzi, senza attrezzi. Allora, prima di tutto vi dico una cosa serissima, la forza è dentro di te. Sì, tu sei fortissima e quindi anche se non abbiamo il peso, gli attrezzi, volutamente, io con le mie allieve, nelle mie lezioni lavoro sempre senza peso e senza attrezzi perché voglio dare a loro la possibilità di allenarsi ovunque, da qualsiasi parte, cioè allenamento senza scusa, perché se io vado in vacanza o perché se io sono da un'altra parte non posso allenarmi perché non ho portato i miei attrezzi, con me non è più una scusa, perché lavoriamo sempre senza pesi, senza elastici, senza niente, di modo ragazzi che veramente dobbiamo solo, l'unica scusa che troviamo è nella nostra testa, poi il resto non ce n'è. Possiamo allenarci ovunque. Quindi, senza peso, ma la forza dentro di te. Cioè, quello che voglio dire è che quando fate, ad esempio, questo movimento qua che vi ho detto, di tirare su e giù le braccia, avete due possibilità. Una, di fare un esercizio molle, cadente, cioè così, no? Sollevo e scendo, non so neanche se mi viene. Vado giù e su senza fare nessuno sforzo. L'opzione 2 è che io volutamente faccio una contrazione forte con i miei muscoli, cioè forza per tirare su, forza e rilasso per tornare, forza per tirare su e rilasso per tornare, perché voglio lavorare con il muscolo, ragazzi, ok? È vero, è un po' una questione di coscienza corporea anche perché uno dice: no, caspita, riesco a sollevare le braccia, ma non so bene dove contrarre. E magari fa una faccia così e non sto lavorando sul muscolo. Tranquille, come se non è venuta la prima, la seconda, la terza volta, prima o poi vi verrà questa cosa. Riuscite a collegare contrazione, a mandare a dare un input giusto al muscolo giusto che deve contrarsi, ok? Quindi tranquilli, se non mi viene subito, vi verrà dopo, ma mi raccomando, continuate a farlo. Vi stavo dicendo, quindi importante, vi faccio un altro esempio. Io qua ho il mio muscolo del bicipite. Posso fare un movimento super molle, così, oppure posso fare un movimento di contrazione, sollievo e giù, sollevo, scendo, posso concentrare la mia forza qua, eh? Anche se non ho niente, cioè posso fare un movimento così, molle, guardate la differenza, anzi posso anche avvicinarmi, posso fare un movimento
così molle e posso fare un movimento dove c'è contrazione, c'è maggiore tono muscolare, c'è più richiesta, ok? Per cui con voi in questo movimento, in questo esercizio qua, voglio lavorare così, vi chiedo quindi di fare forza, ok? Quindi vi ho fatto vedere un esercizio, questo qua, che saremo a terra nella posizione del plank. Secondo esercizio, forza per tirare su le braccia. Terzo esercizio, ci sdraiamo, guarda come sono buona, vi faccio anche sdraiare. Ci sdraieremo tranquilli a terra, appoggeremo le mani così distante dal bacino e qua devo fare uno sforzo con le mani, eh? Devo immaginare di spingere il pavimento dove io voglio cercare una contrazione anche con la muscolatura dorsale. Girate, spaziate un pochino con le mani più in basso, più in alto e trovate la vostra posizione. Quindi sdraiatevi, spingo e rilasso. Anzi, non faccio spingo e rilasso, ma rimarremo nella contrazione, ok? Lavoriamo, è un esercizio isometrico. Cos'è un esercizio isometrico? Un esercizio isometrico è una contrazione in cui io sono lì, non è un esercizio, è una contrazione isometrica, in cui io sto lì e il mio muscolo sta lavorando, sto facendo sforzo, per cui il lavoro c'è, ma non c'è movimento. È come se io mi fermassi là, ma senza nessun movimento. Ed è questo che faremo a terra. C'è sforzo, c'è contrazione, sentite il lavoro, sentite lavorare i muscoli, ma non c'è su e giù, non è dinamico, è fermo, ok? È un esercizio isometrico. È bellissimo anche questo, come esercizio. Poi per concludere, l'altro esercizio che faremo è mani qua di fianco e devo immaginare di voler spostarmi così in avanti, di volermi tirare in avanti, ma in realtà faccio sforzo con le mani e rimango nella contrazione, anche qua 20 secondi, ok? Quello che faremo è ripetere questi esercizi 3 volte, ok? 3 volte un esercizio. No, dai, ci divertiremo. Cos'è quella faccia lì? Ci divertiremo, in più passa in frettissima. Qui 3 volte, vado giù, torno su, vado giù, torno su. Insomma, un lavoro ben centrato qua sulla vostra muscolatura dei dorsali. Tra l'altro vi dico che non è che lo dovete fare tutti i giorni questi esercizi, va bene? Se lo fate 2 o 3 volte alla settimana è già molto molto bello per tenervi belle aperte, ok? Petto sempre aperto. Inoltre quello che vi volevo dire per quanto riguarda la postura, ragazzi, è tanto importante questa postura qua di aprire il petto, pettorale, muscolatura pettorale aperta. Perché? Perché quando noi, cioè lavorando tanto in ufficio, stando sempre al computer, facendo le videochiamate, cioè i corsi, se muori ore e ore a studiare anche sul computer, io per prima, per cui veramente passiamo tanto tempo e la postura tende un po' a fare questo, no? Stai lì sul computer, fai tante cose, ma io vedo anche i miei bambini a tavola, siamo a tavola, un po' si tende anche a mangiare così, no? Ferma tutto, raddrizza la schiena, perché è importante. Tra l'altro, se notate, guardate che cosa accade al vostro corpo quando lasciate cadere le spalle in avanti, cioè lascio le spalle cadere in avanti. Allora, state prima di tutto belle dritte e appoggio le mani sull'addome qua, sulla pancia, ok? Siete belle dritte e sentite una postura, una posizione, ok? Adesso lasciate cadere in avanti. E sentite che in automatico l'addome vieni in avanti, ma questo c'è una spiegazione, perché? Perché gli addominali sono i contenitori, il muscolo addominale, no? È il contenitore dei visceri, ok? Cioè qui gli addominali devono fermare i visceri, per cui se io
qui c'è il muscolo del retto addominale, ok? Se io mi allungo, se io allungo gli addominali spingi indietro i visceri. Se io invece rilasso gli addominali, li lascio cadere in avanti, è naturale che quello che io stavo contenendo venga un po' in avanti, no? Poi, faccio anche una sorta di compressione, io stessa spingo i visceri qua in avanti e verso il basso, che poi tra l'altro va anche a pesare sul pavimento pelvico, no buono. Quindi, quando io cado in avanti, scendi, vengono in avanti gli addominali, la muscolatura dell'addome, e anche i visceri si spostano un pochino in avanti e verso il basso. Ecco perché a volte esistono anche, ci sono anche delle persone magre che non hanno l'accumulo di grasso sulla zona addominale, ma ci sono anche delle persone magre che hanno un po' di pancia. Perché? Perché hanno un po' di pancia? Perché lasciano, viaggiano così. Per cui se vedete queste ragazze, donne, magre, con questo pancino in avanti, è perché probabilmente c'è anche un rilassamento della muscolatura. Perché non è detto che se uno è magro è tonico. No, sono due cose diverse, siete d'accordo? Quindi è importante tirare dentro l'addome, ovviamente tonificando anche gli addominali, ma anche la muscolatura dei dorsali, proprio per abituarci a questa postura. Poi ragazze, vi dico che ci vuole coscienza della mia postura nell'arco della giornata. Perché? Perché è normale, la forza della gravità, no? Ci porta verso il basso. Infatti adesso non succede più, anche gli anziani li vedo che sono ben dritti, ma una volta cosa succedeva? Gli anziani un po' con la vecchiaia erano proprio, cadevano, no? Venivano giù, la forza della gravità, ok? Perciò, cioè, è naturale questa tendenza a andare giù. Noi dobbiamo essere consapevoli nell'arco della giornata di questo, cioè passo tutto il giorno a notare la mia postura e raddrizzarmi. Sono così, mi ritiro così, sono così, mi riporto indietro, ok? Faccio questo allenamento durante la giornata. E che cosa accadrà dopo un po'? Che il vostro cervello dirà, ok, è più normale stare dritto che giù. Per cui, quando vi abituerete, quando passerete un po' di tempo a richiamarvi dietro, quando sarete così vi sentirete un po' scomodo, qualcosa non va e hop, vi verrà naturale raddrizzarvi, ok? Ma anche lì ci vuole un po' di allenamento, un po' di tempo, non è che il giorno dopo già vi verrà in automatico, no, lo dovete automatizzare voi. Quindi, nell'arco della vostra giornata fate questo allenamento mentale, sto scrivendo e sono così, hop, raddrizzo. Sto mangiando e sono così, hop, raddrizzo. Passo tutto il giorno a raddrizzarmi la postura, coscienza. Piano pianino lo farete in automatico, vi verrà in automatico, ok? Se vi sentirete così, pam, ritornerete dietro. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda la postura, c'è un discorso molto interessante, anche psicologico, che aspetta, per favore, non sono un psicologo, non capisco niente di psicologia, ma c'è un fattore mentale nostro, ecco, che volevo dire, parliamo, diciamoci, mettiamo le parole giuste prima che qualcuno pensa che io voglia fare la psicologa. No, per carità, il mio lavoro è un altro, che io amo tra l'altro. Ma dal punto di vista mentale nostro, vi dico che quando io sono andata a fare i miei corsi di mental coach, abbiamo lavorato tantissimo anche sulla fisiologia del corpo. Uno dei coach, dei mental coach più bravo al mondo, che si chiama Tony Robbins, e tra l'altro lui è stato il mental coach di persone pazzesche come la Serena Williams,
il presidente Bill Clinton, insomma, ha lavorato con dei personaggi veramente grandi, importanti. E lui, quando sono andata a fare un corso con lui a Londra, lui ci ha fatto notare l'importanza di tenere la schiena dritta tantissimo. Questa cosa della fisiologia va a intervenire anche sul nostro aspetto mentale, sul nostro aspetto morale. Cioè, un esempio è una persona depressa, una persona triste, tendenzialmente è un po' così, vero? È una persona un po' triste, gli cade la faccia, gli cade le spalle, è una persona che fa fatica a fare le cose, che fa fatica a ottenere successo nella vita, che fa fatica a fare tante cose perché c'è proprio il peso del mondo addosso, no? C'è questa tristezza. E normalmente una persona che è depressa, che soffre di depressione, è un po' così, si dice. Okay. E lui dice, se lavorate sulla vostra postura, quando dovete fare qualcosa di importante, quando dovete fare un discorso in pubblico, quando dovete parlare con qualcuno, prendere le decisioni, la cosa più importante è una delle cose più importanti è la fisiologia del vostro corpo, ok? Cioè stare dritte, dritte, testa un po' sollevato, cioè non testa giù, ma questo insomma si sa anche, no? Testa dritta, le spalle bene aperte, il corpo dritto vi aiuterà ad essere più felice mentalmente, no? Meno depresso, più felice mentalmente, prendere delle decisioni migliori e fare proprio un fare delle cose migliori. Oh mamma mia, non mi viene la fine della frase. Comunque, questo per dire, la vostra postura, la vostra fisiologia è davvero molto importante. Ed è per quello che io sono qua, mi avete chiesto e ora lavoriamo sulla postura. Ok? Siete pronte, ragazze? Facciamo questi esercizi insieme? Dai, muscolo tonico per aprirmi. Tra l'altro, mi stavo dimenticando di dirvi che per voi che siete madre, che state allattando o che avete allattato, questa posizione è ancora più comune, no? Perché allatto questa cosa bellissima, qui devo proteggere il mio bambino, è bellissima, va benissimo, è che devo ricordarmi anche di op, apro, ok? Per cui anche per chi sta allattando, questi esercizi sono importantissimi, questa postura è importante. Va bene, ragazze? Dai, allora facciamo subito, partiamo subito con un pochino di riscaldamento, delle cose veloci, giusto per riscaldare la parte superiore, quella che andiamo a lavorare, ok? E facciamo questo breve allenamento insieme. Vi va? Bello, vero? Sì. Se non avete dell'acqua a portata di mano, andate a prendere, mettete in pausa questo video e andate a prendere un po' d'acqua e poi tornate qua che ci alleniamo insieme. Ok, perfetto. Brave, brave. Potete anche mettere un po' di musica se vi piace. Lascio a voi. Rilasso la testa qua, da un lato, oppala. E dall'altro le ginocchia sono rilassate, ragazze. Lascio cadere anche le spalle, guardate, in avanti, ritorno, dai, scendo, passo in avanti, torno su, ancora, vai, up, avanti e su, vai, scendo, avanti, su, ultima, vai, scendo, avanti e su. Continuiamo questo riscaldamento qua, allungo le braccia in avanti e ritorno, vai, allungo, fuori l'aria e ritorno qua, ancora una volta, allungo e ritorno, vai, e allungo, 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 allungo e ritorno, ultima ragazze, scendo, allungo in avanti e ritorno, perfetto, vai, chiudo qua e apro.
chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, vai. Hop, e, hop, vai. Hop, e, perfetto. E allungo così, su, giù, su, giù, su, va. Hop, e, vai, su e giù, allungo, molto bene. E da qua, apro e su, apro e su, vai, hop, su, hop, bravissime, vai, e, apro, vai, apro, ancora, quattro, e, tre, com'è? Cominciate a riscaldarvi? Dai, sono sicura di sì, giro qua, giro, 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 vai, hop, 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 giro, giro, ok, ultimo movimento qua che faremo, abbraccio e apro, abbraccio, apro, abbraccio, vai, alterna il braccio che è sopra e quello che è sotto, vai, e, vai, hop, vai, hop, vai e stop. Perfettissimo, molto bene. Ok, pronte ragazze? Dai, postura, gambe, via, su e giù, su e giù. Lo sguardo è a terra, il tratto cervicale allungato. Forza nelle braccia, forza nei dorsali, vai, la forza dentro di te, vai, su, perfetto. Prossimo esercizio, nella posizione del plank, pieghiamo, vado su e giù, ok, guarda, giù e su, scendo, salgo, scendo, salgo, bravissime, solo questo. Se volete potete appoggiare le ginocchia a terra, ok? Tanto oggi l'intenzione è lavorare con i dorsali. Vai, perfetto. Prossimo esercizio, mi giro, mi metto qua, spingo bene il pavimento. Pronti? Vai, spingi, 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 forza. In totale 20 secondi così, vai, ancora 10, hop. Hop, forza ragazze, forza nelle mani per spingere il pavimento, vai. Spingi, 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 spingi. Perfetto. Prossimo esercizio. Mani fuori, anche qua. Immaginate di dover spingere in avanti il tronco, vai. State aperte ragazze, via. Forza, 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 forza nelle mani. Vai, per spingere indietro, sguardo bene in avanti, respira, apri il petto, meraviglia, ok, un minuto di pausa, che è tantissimo, e poi riprendiamo un altro giro, rifacciamo tutto, va bene? Benissimo, e questo lo faremo per tre volte insieme, no? Vi diverte la cosa? Hai ancora 20 secondi. Le posture, ragazzi, è importantissimo quando sono qua. La schiena non è rotonda, ma è bella piatta e tiro forte su e giù. L'idea è quella di lavorare bene con i dorsali. Brave! Come sta andando? Avete bevuto un pochino? Dai, 10 secondi, 15 per l'esattezza e ricominciamo, ok? Piedi bene a terra, posizione delle gambe larghe quanto le spalle, scendo, via, su e giù, forza ragazze, forza dietro, vai, su e su, vai, su, hop, su, vai, forza, scendi, forza, la schiena piatta, hop, vai, stop. Perfetto, andiamo a fare il plank, ok, vai, hop, scendo, su,
Non devo guardare in avanti, devo guardare per terra, sostenendo la testa, scendo, salgo. Se sono morta, appoggio le ginocchia e continuo. Ok? Perfettissimo! Giratevi, vai! Giro e via, vai! Spingo, vai! Con le mani, quel lavoro bellissimo isometrico che vi avevo detto prima, vai! Spingi, 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 vai! Hop, 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 forza nelle mani, vai! Vai! Ok, 20 secondi passano in fretta, eh? E anche i 10 della pausa adesso voleranno. Mani in armi fuori, via ragazzi, spinge, spinge, guarda in avanti, non cadere così, mi raccomando, state dritte, forza, forza, forza nelle braccia, come se volesse spingervi in avanti il pavimento, vai, respira, vai. Oh, che meraviglia, molto bene, rilasso qua, ultimo giro ragazze, pronte? Ok, dai andiamo, ci prepariamo, ci mettiamo in posizione, abbasso il tronco, occhio alla posizione, alla postura, via, su e su, vai, su e forza, vai. Forza, e su e giù, su, vai, su, ancora, su, vai, hop. Meraviglia, si sentono i dorsali, vero che stanno lavorando? Pronte per la posizione? Pronte? Vai, hop, e hop, vai. Fate attenzione a non creare troppa tensione. Che gioco di parole, fate attenzione, non creare tensione, non esagerare nella posizione dei gomiti, non stressare le articolazioni, ok? Cioè non braccio troppo tesi, ma rilassate per quello che potete. Pronte? Forza ragazzi, via, spingo, 20 secondi, vai, vai. Vai, posizione il mento nella direzione del petto, spingo fortissimo, la forza è dentro di voi, vai, olè. Perfetto, via ragazzi, questo è l'ultimo, qui, e vai, forza, 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 spinge le braccia, fate questa forza qua, vai. Attenzione alle spalle, ragazze. Tenetevi più dritte che riuscite. Forza, 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 fatica, fatica, fatica. Questo. Abbiamo finito, ragazze. Bravissime. Facciamo un po' di stretching? Dai, ci meritiamo un po' di riposo, vero? Ok, primo che faremo, abbracciamo le ginocchia. Oh. Che è un esercizio, un movimento eccezionale per allungare la schiena, questo qua. Respira, allunga, rilassa, senti il massaggio sulla zona lombare. Perfetto, molto bene. Appoggiamo i piedi per terra, andiamo a sederci sui talloni, allungando le braccia lontanissime in avanti, allungo, 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 sento proprio le dita che vogliono camminare in avanti, tira, 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 respira, oh, perfetto ragazze, molto bene. Sempre per continuare ad allungare, lascio i glutei allineati con le ginocchia, mani bene in avanti e abbasso qua la spalla, allungando bene la schiena, qua. I dorsali si sentono, vero?
Che hanno lavorato? Che bello! Molto bene. Da questa posizione qua andiamo a fare il cane faccia in giù. Oh, così. Spingi le mani verso, appoggia bene le mani, il palmo delle mani a terra, i talloni a terra e spinge il petto verso il pavimento. Vai. Allungando bene tutto. Oh, che meraviglia! Piega le ginocchia, cammina con le mani verso i piedi, lascia le mani a terra, allunga le gambe, dai. Se non toccano, fa niente, salgo un pochino, ma cerco di rimanere là. Oh, respira, allunga. Poi piega le ginocchia e srotolando il tronco torno su piano, piano e piano. Come state? Rilassa la testa così, da un lato, dall'altro, bene. Incrocia le dita, ragazzi, spingi in avanti. Guardate, oh, fate proprio questo allungare. Qua, cercate questo allungamento qua, vai. Bacino in avanti. Bene, poi appoggio le mani sotto le ginocchia, guardo l'ombelico e arrotondo ancora. Perfetto. Ok, tornate su piano, piano, rilassa le spalle. Ancora una volta lascio cadere la testa, dormo in alto e ritorno dall'altro. Facciamo tre respiri insieme, su, inspira, fuori l'aria in avanti. Vai, su, espiro. Ultima, su, chiude braccia, gambe, espira e lascia cadere il tronco in avanti. Grazie mille ragazze, è stato bellissimo fare questo allenamento insieme a voi e spero davvero che vi sia utile, che migliorate la vostra spalla, la vostra postura e andate in giro sempre così, bellissime. Ciao!